Oh, buongiorno! È da un sacco di tempo che non ci vediamo. Come ormai saprete, mi sono trasferito nelle Puglie. Ve ne sarete accorti, visto che il canale è ormai in disuso. Come vi ho detto in precedenti video, lavoro a Taranto, però ho anche una casa a Brindisi, quindi molto spesso faccio spola fra le due mete. E mi sono detto, visto che è un viaggio di 74 e rotti chilometri, perché non sfruttare questo tempo per parlare, per fare una sottospecie di vlog e parlare dell'argomento videoludico del momento? Si può fare, magari settimanalmente, magari verrà una cacata, che ne so io, ma comunque. E quindi ho pensato, visto il periodo, perché non parlare... Affanculo. Ah, non cadere. E l'argomento videoludico del momento non può che essere Nintendo Switch e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Questo perché le due cose vanno a braccetto, visto e considerato che su Nintendo Switch non è uscito un cazzo di niente. E io sono stato uno dei pochi fessi a comprare anche 1-2 Switch, pensando che potesse essere degno erede di Wii Party U, che mi ha salvato non poche serate, e invece il cazzo. Non perché 1-2 Switch non sia carino, per carità, però è un gioco che viene... è un gioco che viene molto facilmente a noia, perché tutto sommato è come dicono molti, una tech demo, cioè illustra perfettamente quali sono le potenzialità dei nuovi Joy-Con, però non ti tiene in piedi una serata come poteva fare Wii Party U e Wii Party su Wii. Detto questo, Nintendo Switch. Un sacco di persone prima del lancio avevano manifestato il loro scetticismo, e soprattutto riguardante la potenza di calcolo della console. Adesso, veramente, nel 2017, dopo... quanti anni saranno passati? Sono quasi 40 anni di console casalinghe. Ancora state lì a spippolarvela sulla potenza di calcolo delle console? Ma santa madonna, ancora non avete capito che quello che conta alla fine della fiera sono i giochi? Cazzo me ne frega a me se quel videogioco me lo fanno girare sull'hardware di un tostapane. L'importante è che sia un bel gioco, l'importante è che mi piaccia, l'importante è che riesca a intrattenermi. E porca miseria, sotto il profilo hardware, Nintendo Switch è un tablet anche abbastanza potente. Ha una potenza paragonabile, se non superiore, a quella di un'altra console di natura simile, ovvero Nvidia Shield. Ma cos'è che Nvidia Shield non ha, visto che molti lo hanno paragonato, visto che molti hanno fatto delle comparison fra le due console, fra i due hardware? Nvidia Shield non ha i giochi di Nintendo. E lo sappiamo che Nintendo non punta su una grafica fotorealistica, ma sul gameplay, ma sul coinvolgimento. Senza contare che Nintendo, quando affida il lavoro agli studios che possiede, tira sempre fuori dei lavori tecnicamente ineccepibili. Mi basta considerare, che ne so, Mario Kart 8 su Wii U. Mario Kart 8 su Wii U ha una grafica pazzesca, gira tutto a 60 frame al secondo. Sfido chiunque a dire che Mario Kart 8 abbia una brutta grafica. Quindi, santa madonna, se nel 2017 ancora state lì a pensare a quale console dovete acquistare basandovi sulla mera potenza di calcolo dell'una o dell'altra, fatevi dire che non avete capito un cazzo. Per quanto mi riguarda, sembra che Nintendo mi abbia letto nella mente quando ha cominciato a sviluppare Nintendo Switch. Torniamo ai miei problemi personali. Lavoro a Taranto ed effettivamente ho un punto di appoggio casalingo a Taranto. Il problema è che in questo punto di appoggio manca la linea internet e quindi diciamo che non è il luogo migliore dove installare delle console videoludiche casalinghe. Per questo motivo, infatti, PS4 Pro e Wii U sono entrambe a casa a Brindisi, dove invece ho una linea internet. Succede quindi che prima dell'avvento di Switch, non volendo tornare ogni giorno a casa semplicemente per farmi una partita o qualcosa, sono riuscito a giocare effettivamente poco in questo periodo. Ho finito l'ultimo Deus Ex e mi è piaciuto molto, ma sono riuscito a finirlo perché non è lunghissimo tutto considerato. Nel momento in cui venivo preso dalla voglia di giocare qualcosa di un po' più longevo, di un po' più profondo, puntualmente mi dovevo scontrare con la mancanza di tempo e quindi vaffanculo. E Nintendo ha ben pensato, ammazza, sto ragazzo c'ha dei grossi problemi, fammi una cosa che se può portare qua e di là. E infatti questo faccio con Nintendo Switch. Quando vado a casa a Brindisi ho la dock collegata al televisore, quindi posso giocare su 40 e rotti pollici. Quando invece sono a Taranto mi limito ad usare la console come tablet, oppure la metto sul tavolo della cucina e impugno i Joy-Con e ci gioco
così volando. Mazza quante buche sta strada, porca tro... Tutto questo considerato, quando ho saputo che The Legend of Zelda Breath of the Wild sarebbe uscito sia su Wii U che su Nintendo Switch, ho pensato, va bene, se voglio giocare al prossimo Zelda, e io voglio giocare al prossimo Zelda, non mi resta che acquistare Switch, perché se lo comprassi per Wii U non riuscirei assolutamente a giocarci. E così ho fatto. Trovo abbastanza assurdo il fatto che Nintendo non abbia considerato l'idea di vendere in bundle, almeno in Italia, Nintendo Switch con un gioco che fosse One Two Switch, che fosse Breath of the Wild. Rimane il fatto che io ho comprato entrambi. È stato un salasso, però tant'è. E veniamo al punto. Molte volte vi ho detto che sono un grande amante della saga di Zelda. Molte volte vi ho detto che il mio gioco preferito è A Link to the Past, per tutta una serie di cose. Ma la cosa che più mi piace di A Link to the Past sono due. La cosa che più mi piace sono due. Uno è la libertà di esplorazione, ma soprattutto quella cosa che più mi fa impazzire di A Link to the Past sono i dungeon. Sono strepitosi, sono meravigliosi, sono riconoscibilissimi. Hanno fatto scuola, perché poi un sacco di giochi si sono rifatti ai dungeon di Zelda e A Link to the Past. Che c'entra questo con Breath of the Wild? C'entra. C'entra perché Breath of the Wild, come più volte è stato detto in milioni di conferenze stampa, è un gioco totalmente open world. E ad eccezione dei momenti iniziali, dove ti dicono più o meno cosa devi fare, perché ci sono finalmente dei diari di missione che ti fanno capire a che punto sei delle varie missioni e delle missioni principali e delle side quest, non c'è nessuno che ti dice in che ordine affrontare le prove che ti vengono poste davanti. Devi capirlo tu. Molte volte, quando ti stai avvicinando ad una prova che difficilmente puoi affrontare, anche l'ambiente circostante al luogo della prova è particolarmente ostico, e quindi capisci, no, forse qui magari ci torno quando sono un po' più attrezzato. Il sistema di combattimento finalmente è restato totalmente rimodernato, tant'è che mi ricorda molto quello dei vari Demon's Souls, Dark Souls. Insomma, è un sistema di controllo impegnativo, fatto per battaglie impegnative, tant'è che nelle prime ore si muore tantissime volte, perché porca miseria, anche il più stupido dei goblin può farti il culo. Insomma, alla fine è inutile che io mi dilunghi ancora in un'altra inutile recensione di Breath of the Wild, tanto avete già visto che i vari siti specializzati, le varie riviste, hanno appioppato più 10 a Zelda che i giudici a Nadia Comaneci durante la sua carriera sportiva. Ma quindi, dove vuole arrivare il mio discorso? Sto adorando assolutamente il nuovo Zelda. Concordo che sia un capolavoro. Ma c'è un ma. È uno Zelda? C'è un elemento fondamentale di tutti gli Zelda che in questo manca. I dungeon. Non ci sono più i dungeon, ci sono questi sacrari che sono delle prove da affrontare, sono delle prove di abilità legate alle potenzialità varie della tavoletta Sheikah che avete addosso, però per l'appunto sono delle prove, molte volte sono delle singole stanze all'interno delle quali far funzionare dei meccanismi, ma di certo non sono dei dungeon veri e propri, e questo, devo dire la verità, un po' mi fa storcere il naso. Tuttavia è vero che non riesco a staccarmi, ci gioco in qualsiasi circostanza, in qualsiasi periodo di tempo libero io abbia. Quindi la domanda alla fine del video è: state giocando anche voi a Zelda? Vi sta piacendo? Lo state considerando un capolavoro come tutto il resto del mondo? Vi convince questo approccio più alla Far Cry, ecco? E mi viene in mente questo nome perché ci sono molti elementi che li accomunano, non ultime le torri sulle quali bisogna salire per sbloccare parti della mappa, ad esempio. Insomma, vi sta convincendo? Fatemi sapere se vi convince anche questo tipo di video che posso fare una volta alla settimana. Non spappolate per favore i coglioni se non mi sono addentrato in determinate questioni riguardanti Zelda e lo Switch, se non ho tirato fuori una determinata caratteristica, o se mi sono impappinato, o se ho detto delle cazzate, perché sto a guida, e quindi dopotutto è questo che potrebbe funzionare di questo tipo di video, un approccio un po' più colloquiale. Vorrei parlarvi come se voi foste al mio fianco, ma col mio fianco non c'è nessuno. Vabbè, arrivederci. Anzi, come probabilmente saluterebbe il grande Fidel Mbangabaun, conduttore afroamericano del TGR Lazio, questo è tutto, arrivederci. Grazie per l'ascolto, arrivederci.